Siamo nel 1993, siamo a Sanremo, nella sezione dedicata ai giovani, una ragazza di soli 19 anni canta una canzone che le cambierà la vita per sempre. Non se lo aspettava, certamente non si sarebbe aspettata di diventare la voce italiana nel mondo, con le sue canzoni tradotte in spagnolo, suonate in Brasile, in Sud America e praticamente ovunque. Penso che davvero poche persone nel mondo non riconoscano al volo la canzone la cui prima frase recitava «Marco se n'è andato e non ritorna più». Il suo titolo è La solitudine e naturalmente lei è Laura Pausini. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai. In questa lezione impareremo le note che compongono sia la strofa che il ritornello. Per suonarla utilizzo un'armonica in Do e la base che ho scelto è anch'essa in Do. Suoneremo quindi in prima posizione. Questa volta dobbiamo ricorrere alla tecnica del bending per suonare solamente una nota. Il La sul terzo foro aspirato con appunto il bending di due semitoni. Vedrete che le frasi che studieremo fanno tutte largo uso delle note della scala di Do maggiore. Come sempre ho preparato una tab dove ci sono scritte le note da suonare con i relativi fori soffiati ed aspirati e la nota che emetteremo con il bending l'ho evidenziata in giallo. I nomi delle note che vedi sulla tab corrispondono a quelli dell'armonica. Veniamo ora all'analisi del brano. La prima frase comincia sul foro 3 aspirato e termina sul foro 2 soffiato. Successivamente abbiamo una frase molto simile alla prima, e si differisce da questa solamente per l'ultima nota che diventa un Mi, quindi un 5 soffiato. Nella terza frase troviamo la nostra nota con il bending, quindi il La, bending di due semitoni sul terzo foro aspirato. E questa nota è quella che comincia la frase ed anche quella che la conclude. La quarta frase è molto simile alla precedente e comincia sempre con questa nota. A questo punto si ripetono le tre frasi iniziali e poi abbiamo questa frase che conclude la strofa prima del ritornello. Sentiamo ora come suona tutta la strofa per intero. Per quanto riguarda il ritornello, con la prima frase si comincia sul foro 5 soffiato e la prima melodia si sviluppa tutta sui fori 4, 5, 6. La seconda frase rimane sempre su questi tre fori. In questa frase notiamo che c'è un salto di due fori, in particolare dal 4 soffiato al 6 aspirato. La terza frase di ritornello è esattamente uguale alla prima.
Poi si risuona la seconda frase con una piccola variazione sulla nota finale che diventa un 6 soffiato. A questo punto il nostro ritornello si spinge sulle note un pochino più acute. Incontriamo qui quindi il foro 7. La frase successiva si ripete questa frase con una piccola variazione e si continua a salire suonando anche il foro 8. E si conclude il nostro ritornello con questa piccola melodia. Sentiamo ora come suona tutto il ritornello. Benissimo, ora che abbiamo imparato a suonare le note della canzone La solitudine di Laura Pausini, facciamo partire la base musicale e lasciamo suonare la nostra armonica italiana.